D'accordo, come le è sembrato? Sicuramente era stanco e affaticato il Presidente del Consiglio, anche perché avendo messo al centro della sua vita il lavoro e la battaglia contro il Covid, diciamo che forse è anche abbastanza normale. Ma siccome lei parla di un drammatico inverno e ha delle strategie, ha dei dubbi sulle strategie del governo. Che dubbi ha? Ma i dubbi, io diciamo che ho delle certezze che sono quelle che abbiamo tutti purtroppo e rispondo rispondendo alla domanda che lei formulava in principio, cioè gli 853 morti di oggi ci invitano alla cautela. Beh, io credo, Ruber, che facciano molto più che invitarci alla cautela. Gli 853 morti di oggi ci impongono un obbligo morale. Cioè urlano un obbligo morale a cui noi non possiamo sottrarci. Dall'inizio di questa pandemia, solo in Italia, sono decedute più di 50.000 persone. Nel solo mese di novembre sono decedute 12.000 persone. Lei sa quanti soldati americani combattenti sono morti in Vietnam al fronte? Una ferita che ha traumatizzato la più potente nazione del mondo per più di una generazione. 50.000. Ecco, certo erano giovani, sono stati uccisi violentemente, ma io non sottovaluterei, cioè nessuno di noi li sottovaluta i numeri, per carità, non voglio dire questo, ma io penso che il nostro primo pensiero nella valutazione delle azioni del governo, soprattutto nella valutazione delle proposte del governo per le prossime settimane e mesi, dovrebbe partire da questo dato tragico. Per questo io parlo di dramma, ma ne parlo non con il senso dello sconforto, dell'abbandono, ne parlo con il senso dell'appello morale che questo dramma ci rivolge. Il Natale che ci attende, dal mio punto di vista, non può che essere un Natale, per una volta, finalmente tornare a essere un Natale religioso, nel senso etimologico del termine, cioè di tenere assieme una comunità nazionale. Ogni ipotesi alternativa che contempli anche semplicemente la riapertura degli impianti sciistici o la riapertura dei ristoranti, secondo me offende questi morti, perdonatemi, oltre a essere controproducente e dannoso e disastroso nel contrasto alla pandemia. Noi dobbiamo andare compatti, anche attorno al nostro Premier in questo momento, ci piaccia o non ci piaccia, lo si trovi stanco, lo si trovi parzialmente inadeguato, come comunità nazionale unita da un senso religioso laico, incontro a un Natale in cui in pochi attorno a un desco, con cibi più o meno umili, va bene, ci dedichiamo a ricordare i morti e a custodire i vivi. Io penso che sia anche una buona strategia di contrasto alla pandemia, oltre che un obbligo morale. Allora, professor...